La dinastia Flavia. La dinastia Flavia governò per un po' meno di 30 anni. In primo luogo ci fu Flavio Vespasiano, il padre, che giunse al potere al termine della guerra civile. Seguirono i due figli, il primogenito Tito per un paio d'anni e il secondogenito Domiziano per una quindicina d'anni, morì di morte violenta. Non ebbe eredi. Vespasiano fu un corretto amministratore, sanò le finanze, aumenta con lui il peso delle province. Infatti lui concede a molti provinciali la cittadinanza latina e ne nomina altri al Senato. Continua così la politica già iniziata da Giulio Claudio, ma tutto sommato ideata già anche da Giulio Cesare, di trasformare l'impero in una sorta di associazione di province. Vespasiano controllò rigidamente l'amministrazione e ridusse notevolmente le autonomie locali. Fu un sovrano assoluto, anche se corretto. Con lui furono realizzate numerose opere pubbliche, la più famosa è l'Anfiteatro Flavio, detto anche Colosseo. Il figlio Tito governò per 2 soli anni e poi morì di morte naturale, e in questi 2 anni dovette affrontare parecchie calamità naturali. L'eruzione del Vesuvio che distrusse 2 città, Pompei e Ercolano, un incendio a Roma e un'epidemia. Fu definito dagli storici dell'epoca amore e delizia del genere umano, però diciamo che riuscì a ottenere l'appoggio del Senato e che governò solo per 2 anni, quindi non ci fu il tempo perché sorgesse una opposizione. Nelle foto possiamo vedere uno dei bassorilievi che decorano l'arco di Tito, e che raffigurano la vittoria contro gli ebrei insorti. Si può vedere un candelabro tipicamente ebraico a 7 braccia e un calco di Ercolano. In ricordo della vittoria fu realizzato l'arco di Tito, sullo sfondo il Colosseo realizzato dal padre. Il terzo membro della dinastia, Domiziano, invece governò in maniera dispotica. Pretese di essere chiamato Dominus et Deus, Signore Dio. Qui possiamo vederlo in una statua che lo raffigura sotto le vesti di Ercole. E riprese con lui la politica assolutista e teocratica di Nerone Caligola, che voleva l'imperatore una sorta di sovrano divinizzato sul modello ellenistico. Come era accaduto con Nerone e Caligola, si formò un'opposizione senatoria, iniziò il caratteristico ciclo di processi, congiure, violenze e terminò decisamente male. Anche Domiziano realizzò delle grandi opere pubbliche, appunto la Domus imperiale, e sul piano della politica estera continuò la politica difensiva. Occupò un territorio fra il Reno e il Danubio, i campi decumati, e li difese realizzando un insieme di fortezze, palizzate, fossati, chiamato il Limes Germanicus, la linea difensiva della Germania. Conquistò nuovi territori nell'isola della Britannia e invece subì una sconfitta abbastanza umiliante ad opera dei Daci, una popolazione celtica che abitava il basso corso del Danubio. Questa sconfitta ridusse il suo potere e nel 96 l'ultima congiura riuscì nel proprio intento, cioè quello di ucciderlo. Con lui termina la dinastia Flavia.